Ciao giovani, vlog numero 4. Cerchiamo di fare riassunto di questi ultimi colpi di coda di una free agency totalmente pazza, nonostante l'assenza di grandissimi nomi. Non possiamo non partire con gli assoluti vincitori di questa free agency, Los Angeles Lakers, che con un'ultima spallata si assicurano per 2 anni al minimo salariale, quindi 2 milioni e mezzo circa, Marc Gasol. Riescono ad arrivare a Marc Gasol lasciando andare JaVale McGee a Cleveland e prendendosi anche Alfonso McKinney e Jordan Bell, due ex campioni con i Golden State Warriors. Quindi due nomi per completare il roster. Ora i Lakers mancherebbero 3 veterani al minimo, di cui assolutamente un tiratore. Mi vengono in mente alcuni nomi: Bellinelli ad esempio, Courtney Lee, Tavos Efolosha, perché no, Corey Brewer, DeMarre Carroll. Ci sono ancora tanti free agent che potrebbero rientrare al minimo salariale e far comodo ai Lakers, e perché no, Michael Beasley, se è sano di mente, o lo stesso J.R. Smith, che l'anno scorso era già lì. Altri colpi di coda: Rajon Rondo, non ne ho parlato nel vlog, ma ha firmato un biennale con gli Atlanta Hawks, 15 milioni per 2 anni, ovvero 7,5 a stagione. Va a portare esperienza e mentalità in quel di Atlanta, quindi altro ottimo movimento per gli Hawks, che oltre a Rondo prendono anche Chris Dunn da Chicago, 10 milioni per 2 anni, e questo mi fa pensare che potrebbero anche scegliere di far giocare Trae Young non playmaker, o comunque col doppio playmaker, quindi Trae Young più come guardia. Sarebbe un discreto esperimento, secondo me, utilizzare un playmaker puro più Trae Young come realizzatore. Vediamo cosa verrà fuori in quel di Atlanta. Ibaka, il mio amato, ha firmato 19 milioni per 2 anni, però nella formula 1+1 con player option per il secondo, esattamente come Kawhi Leonard e Paul George, con i Los Angeles Clippers, per rimpiazzare sostanzialmente Montrezl Harrell, che è andato dall'altra sponda di LA. Altre firme: Jay Crowder firma per Phoenix un triennale da 29 milioni, ha rifiutato la proposta dell'1+1 a Miami, sostanzialmente perché Miami sta ponendo le basi per la free agency dell'anno prossimo. Ha proposto a tutti contratti di 2 anni con la team option sul secondo, quindi Dragic, Avery Bradley, Mo Harkless, Meyers Leonard, sono tutti in formato 1+1 per avere flessibilità l'anno prossimo, e il vecchio volpone di Pat Riley ne sa a manetta. Rifirma, come prevedibile, Kentavious Caldwell-Pope a 40 milioni per 3 anni ai Los Angeles Lakers. Qua entra in gioco chiaramente la cricca Rich Paul, che è il procuratore di LeBron, di Anthony Davis, di Montrezl Harrell e di Kentavious Caldwell-Pope. Quindi sostanzialmente ai Lakers c'è la cricca di Rich Paul. Tristan Thompson firma per i Boston Celtics, e questa è una gran presa per Boston, perché erano in cerca di un lungo da diverso tempo. Prendono uno dei più solidi a livello difensivo e rimbalzo della Lega, e aggiungono anche l'esperienza di Jeff Teague, che farà il vice Kemba Walker, quindi entrerà dalla panchina. Perdono Wanamaker, che va a Golden State, ma sicuramente l'arrivo di Jeff Teague rispetto a Wanamaker è un plus non indifferente. Per quanto riguarda i New York Knicks, Austin Rivers inizialmente aveva firmato per 1 anno, adesso pare per 3 anni a 10 milioni complessivi, così come Nerlens Noel firma i Knicks 1 anno a 5 milioni, e anche i Knicks stanno liberando tutto lo spazio possibile e immaginabile dopo il taglio di 6 giocatori, tra cui Taj Gibson, per competere per i free agent 2021. Poi non ci andrà nessuno, come al solito, lo sappiamo, ma è bello pensarci. Jeff Green torna dall'amico Kevin Durant, due reduci dei Seattle Supersonics si ritrovano ai Brooklyn Nets, questa è una bella storia, 1 anno a 2 milioni e mezzo.
Willy Colistein firma il rinnovo di 2 anni a 8 milioni e 2 con i Dallas Mavericks, centro atletico, centro che può far comodo nel contesto Dallas Mavericks, soprattutto all'inizio, vista la mancanza almeno per il primo mese di Kristaps Porzingis. Movimenti anche per i Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks che devono assolutamente cercare di accontentare il più possibile il greco, firmano DJ Augustin a 21 milioni per 3 anni, quindi hanno trovato il playmaker in sostituzione a quella che doveva essere la trade Bogdanovic, e firmano anche Torrey Craig da Denver e Bryn Forbes da San Antonio, quindi si circondano di difensori e tiratori. Vediamo se sarà sufficiente per accontentare il greco ed ottenere soprattutto dei buoni risultati quest'anno, altrimenti occhio alla free agency dell'anno prossimo. Ci sono poi alcune situazioni da continuare a monitorare, sono quelle ovviamente di John Wall e degli Houston Rockets, in particolar modo James Harden e Russell Westbrook. E poi sono arrivate finalmente le estensioni al massimo consentito contrattuale per Donovan Mitchell a Utah e Jason Tatum a Boston, che prenderanno 165 milioni per i prossimi 5 anni più il possibile aumento dato dalla presenza in team All-NBA, esattamente come il contratto di De'Aaron Fox che ho descritto nel vlog precedente. Per entrambi 5 anni, ma il quinto è player option, quindi diciamo 4 più 1, salvo però clamorose decisioni da parte dei giocatori, è probabile che Mitchell a Utah e Tatum a Boston diventeranno le bandiere e le stelle superstar per la prossima decade in quel di Salt Lake City e in quel di Boston. Non ho parlato molto probabilmente del rinnovo di Fred VanVleet a 85 milioni per 4 anni ai Toronto Raptors, doveroso da parte di Toronto dargli soldi per quello che ha fatto negli ultimi anni. Altrettanto chiaro che VanVleet prenderà il posto di Kyle Lowry una volta che Kyle Lowry si sarà ritirato. Ricordiamo, l'anno prossimo in scadenza Lowry ha 35-36 anni, quindi siamo vicini alla pensione anche per lui. Per rimpiazzare Ibaka, i Toronto Raptors hanno preso Aaron Baines da Phoenix. Phoenix che a questo punto, con la presa di Jay Crowder, si attende solamente che esercitino la qualifying offer per Dario Saric, che è ancora lì nel limbo, però dovrebbe rimanere a Phoenix. Per il resto, ragazzi, rimangono pochi nomi, considerando che Anthony Davis e Brandon Ingram li do già per firmati con Lakers e Pelicans. Ci sono molti veterani, alcuni giocatori che devono rilanciarsi, tipo Tyler Johnson, però per il resto direi che la Free Agency 2020 ha dato i suoi verdetti. Ci vediamo su Twitch per discuterne insieme. E questo era il vlog numero 4. Attendiamo ora di capire se ci sarà qualche trade prima dei training camp del 1 dicembre. Ragazzi, come sempre un piacere. Ci vediamo per il prossimo vlog. Ciao!